Ma che gara a Miami! Faccio questo video a caldo di notte post gara e sono davvero entusiasta. Finalmente abbiamo visto un qualcosa di diverso, ma soprattutto potenzialmente un qualcosa di diverso nelle prossime gare. In partenza, oltre a un avvio molto male per Leclerc, che non ha minimamente impensierito Verstappen come si pensava, anzi, se lo guardiamo dall'alto è stato ben superato da Sainz. Quello che ha dato completamente di matto è stato Perez, che ha fatto davvero il kamikaze. Sainz se l'è visto praticamente volare davanti agli occhi e per pochi centimetri non l'ha preso, ma soprattutto ha dovuto frenare in anticipo, facendosi superare da Leclerc e di fatto rovinando la sua gara. Io credo che probabilmente avremmo visto una gara totalmente diversa senza Perez, perché a quel punto Sainz era secondo dietro Max e poteva uscire una gara migliore per lo spagnolo. Se diamo uno sguardo alla gara di Ferrari e McLaren durante il primo stint, ci rendiamo conto che in questa prima parte il passo per tutti e quattro era molto simile. Con Norris, che è questa linea giallina, che in questo caso era più alto di tutti perché era dietro Perez. Quindi io credo che Carlos, senza Perez il kamikaze, avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Dopo qualche giro si è ritrovato attaccato al posteriore di Leclerc perché il monegasco è stato superato da un arrembante Piastri al quarto giro, ma il problema di Ferrari è stato, ma poi l'abbiamo visto per tutta la gara anche per gli altri, ma anche alla sprint, il problema è che Piastri era passato avanti ma non se n'era scappato. Quindi qui in Ferrari, siamo più o meno al quinto giro, si ritrova con un duplice problema. Uno è che Sainz è attaccato a Leclerc e per un paio di volte ha chiesto via radio, non proprio la posizione, ma ha iniziato a dire: beh, che vogliamo fare? Possiamo andare un po' più veloce? Quasi a voler far intendere, a chiedere quasi uno scambio tra carletti. E l'altro problema era che Leclerc si trovava davanti ai Piastri che non se ne voleva andare. Quello di prima era il quinto giro, ma se metto il distacco al quattordicesimo giro la cosa non è cambiata. Siamo sempre più o meno a un secondo tra i ferraristi e tra Charles e Piastri. A questo punto la cosa che viene in mente da Ferrari da fare purtroppo è fare credere a McLaren che stavano rientrando per fare il pit per cercare di fermare Piastri. Ovviamente McLaren non sono stupidi e dopo un paio di giri l'unico che in realtà si è fermato veramente è stato solo Leclerc. Qui siamo al giro 20, Sainz nel frattempo si è staccato, Leclerc sempre attaccato a Piastri, a questo punto decidono di fermarlo. Se andiamo a guardare i suoi tempi nel primo stint, vediamo che effettivamente questa linea rossa di Leclerc proprio in questi ultimi giri aveva dei tempi che si stavano alzando e quindi qui hanno deciso di fermarlo e via. A questo punto sarei stato molto curioso di capire se un eventuale miglior passo gara avrebbe concesso a Charles di arrivare più avanti. Quel che sappiamo è che poco dopo, grazie al berillo preso da Max e quindi grazie alla Virtua Safety Car per rimuoverlo, Max ha pittato e Leclerc si è ritrovato dietro di lui. Ora vi faccio vedere che il gap tra i due, giro dopo giro, si è notevolmente assottigliato, passando da oltre 3 secondi e mezzo ai 2 e mezzo prima che scattasse la safety car al giro 28. Quindi, effettivamente, il passo gara di Ferrari su Hard iniziale non era assolutamente male. Sembrava quasi che anche lui potesse in un qualche modo impensierire Max, pure in quel frangente. Fatto sta che, come sappiamo bene, una Haas e una Williams si scontrano e scatta l'ovvia safety car. Ovviamente è inutile dirvi che qui Sainz era molto arrabbiato e in radio continuava a dire: ecco, questa è la solita sfortuna, noi siamo sfortunati, eccetera. E secondo me il ragazzo un po' superstizioso lo è, ma vabbè, aveva alla fine ben ragione. Lui e Piastri avevano pittato esattamente un giro prima, quindi se avessero aspettato un giro in più si sarebbe trovati primi e secondi col pit già fatto. Invece, chi è che si ritrova in questo sistema solare perfettamente bilanciato?
Landone, che prima del pit stava comunque andando veramente forti. Anzi, dietro Sainz lo stava andando praticamente a riprendere, anche avendo la stessa mescola. Se guardiamo il grafico ammorbidito, vediamo che infatti la linea arancione continua a essere più bassa di tutti, anche prima di questa zona gialla dove c'è la safety car, tant'è che qualche metro prima della bandiera gialla lui si rampa in radio e dice: ok, il passo è ottimo, posso andare a prendere la Ferrari. Quindi io credo che senza safety car Norris avrebbe molto probabilmente continuato la sua gara, perché in quel momento il degrado era praticamente nullo. Ora, la cosa un po' anomala è stata un'altra. Se vi faccio vedere dalla mappa, scatta la bandiera gialla, Norris affronta l'ultima curva e la safety car si accende ed inizia a uscire dalla pit lane, e per poco non esce prima di Lando. Dall'onboard si vede che si attiva il segnale della safety car quando lui è praticamente arrivato a fine rettilineo, quindi da lì a pochi metri ci sarà la safety car line che deciderà chi passare prima, se Norris o la safety car stessa. La safety esce, ma è appena dietro Lando, e questa è la prima botta di fortuna delle due, la seconda la vedremo tra poco. Ora, è uscita la polemica post gara, scatenata anche dalla TV, in cui parecchi dicono: ma scusate, ma la safety car non dovrebbe andare uscire avanti al primo? Quindi sarebbe in questo caso irregolare? Io lo so che 106 pagine del solo regolamento sportivo sono lunghe da leggere, ma se andiamo a vedere nella sezione della safety car c'è un articolo esplicito proprio su questo punto, che è il 55.6, che dice espressamente che la safety car andrà in pista con le luci arancione e lo farà a prescindere dal luogo in cui il leader della corsa si trovi. Questa regola praticamente permette di far uscire la safety car anche davanti a Stroll, per dire. E vi dirò di più, se non ricordo male, qualche anno fa questa regola non c'era assolutamente, ma fu messa dopo che erano successi, se non sbaglio, dei casini per cui la safety car, non trovando il leader vicino, non era potuta uscire in tempo, ed allora hanno inserita questa regola, così la safety car può uscire e mettersi dove gli pare. Ora, la regola è giusta? Non è giusta? Siccome visto che era un incidente lieve, non grave, magari per un giro si poteva provare a mettere la virtual safety car aspettando Lando Norris, questo me lo dovete dire voi nei commenti, però di fatto la regola ad oggi c'è ed è stata completamente rispettata. La seconda fortuna per Norris è stata appunto che non solo è uscita nel momento perfetto perché era primo, ma mettendosi davanti a Verstappen, che era il secondo, di fatto ha creato un tappo, aumentando ancora di più il gap. Ma di quanto? Beh, di un bel po'. Guardate qui, appena esce la safety car, Norris è avanti di 11 secondi e mezzo da Verstappen. La safety esce, si mette davanti a Max, fanno tutto il primo giro e prima che Norris rientri ai box, i secondi magicamente sono diventati 30 e mezzo. Cioè, ha quasi triplicato il distacco. Lando poteva benissimo farsi una partita alla PlayStation aspettando il gruppo, perché tanto non sarebbe mai arrivato. Questa ovviamente è stata una fortuna nella fortuna. Con la safety car invece messa bene e magari con un pit stop con qualche errorino, Lando aveva la concreta possibilità di perdere la posizione. Così invece era praticamente assicurata e al pit stop potevano fare quello che volevano. Mi sono anche chiesto se Norris per caso non l'avesse fatta apposta ad accelerare quando più possibile prima della safety car line, che è in uscita dalla pit lane, così da assicurarla dietro ed avere il vantaggio. L'ho sentito tutte le comunicazioni via radio e il suo ingegnere onestamente non mi sembra dica nulla in merito a quanto spingere. Né lui si può ipotizzare che da dentro la macchina può sapere a che altezza è la safety car nella pit lane che passa di fianco alla sua destra e se stava uscendo in quel momento meno, quindi io non credo che l'abbia fatto apposta, e se l'ha fatto è veramente un bel attore, un bel mago, perché dall'esterno onestamente non sembra.
La questione safety car ha avvantaggiato Norris è un gran peccato che si pensi solo così, perché se andiamo a vedere il passo gara dopo la safety car si vede come la linea color pesca è sempre costantemente la più bassa di tutto il gruppetto davanti e molto più bassa della linea gialla di Max. Solo alcuni tempi l'unico che ha saputo batterlo ogni tanto è la linea rosa di Sainz, che ha avuto dei tempi alti durante la battaglia con Piastri, ma dopo averlo superato ha subito abbassato di molto i suoi tempi e negli ultimi tre giri è andato persino a batterlo. Per quello che dicevo a inizio video prima, che secondo me la gara di Sainz poteva regalarci altre emozioni molto più forti se Perez non avesse fatto il kamikaze. Ma la cosa che più mi sconvolge vedendo un po' i numeri è il gap accumulato a fine gara da Max. Siamo passati da 1 secondo e mezzo al giro 35 a 6 secondi e mezzo al giro 54 e l'ultimo giro siamo a oltre 7 secondi. Una cosa nemmeno lontanamente immaginabile a inizio gara. Seguendo la radio di Verstappen si lamentava del fatto che non aveva grip nelle curve a bassa velocità. Allora, per l'occasione, ho creato un programmino che mi calcola la distanza sul giro ed in effetti emergono delle differenze importanti tra Verstappen e Norris. Ho preso come esempio un po' di giri intervallati dell'ultima parte della gara, come scritto dalla leggenda, e l'ho fatto anche a mo' di arcobaleno per meglio identificarli. E dal grafico superiore della velocità di Max si vede che sostanzialmente ha sempre la stessa velocità in quasi tutto il circuito, tranne per qualche lineetta verde e rossa ogni tanto che si discosta. Ma nel grafico sotto, dove c'è la distanza da Norris avanti, si vede che perde molto in fase di trazione iniziale, specie quando deve riemergere dalle curve a bassa velocità. E il gap viene costantemente abbassato quando raggiunge la velocità massima, quindi qui è dove perde poco. Di colpo il gap crolla, salvo poi rialzarsi appena si esce da una curva. Questo potrebbe spiegare le parole di Lambiase quando via radio all'olandese ha cercato di dare degli offset, dei bias del differenziale, con Max che gli risponde: sì, lo sto facendo, ma a quanto pare non funziona. A fine gara, prima di scendere dall'auto, Max si è aperto in radio dicendo: è stata davvero difficile, non ce n'era proprio grip per me. Ma ora, come ce la spieghiamo questa? Dal grafico della temperatura dell'asfalto emerge che la gara è iniziata sui 45-46 gradi ed è finita verso i 40-41 gradi. Che l'alta temperatura, che abbiamo poi visto per tutto il weekend, sia il motivo di questa sofferenza per la Red Bull? Effettivamente anche nelle qualifiche il campione del mondo non ha di certo performato rispetto a quanto ci aspettassimo. In tutti e quattro i video precedenti che vi ho fatto vedere, effettivamente Max ha sempre commesso qualche errorino che in altri weekend non aveva commesso. Possibile che invece sia stato solo un weekend storto? Che è nato storto ed è finito peggio? Certo è che la cosa che più mi sorprende sono i secondi di differenza a fine gara, che sono veramente tanti per come siamo abituati. Domanda delle domande: Lando avrebbe vinto senza safety car? Io onestamente ho qualche dubbio. Guardando il passo gara risulta più forte con una linea arancione molto più bassa di tutta la combriccola, ma abbiamo visto con Sainz e Piastri prima, ma anche con Leclerc, che in questa pista era molto difficile passare, perché era molto facile finire da tappo a quella avanti e senza avere né il grip necessario in uscita di curva né una scia così tanto ampia da fare un sorpasso pulito, ed ovviamente la via di fuga sono così grandi e permettevano quindi a tutti quanti di difendersi buttando fuori l'avversario e senza alcuna penalità, tranne che se ti chiami Carlos Sainz. Se ti chiami Carlos Sainz, a fine gara tu ti becchi 5 secondi di penalità per il contatto con Perez al giro 49, dove non si sa perché Carlos affianca Oscar normalmente e cerca di mantenerlo fuori traiettoria. La stessa identica manovra l'ha fatta al giro 34 Piastri. Io onestamente non vedo differenze. Entrambi, quando si sono difesi, hanno perso del tempo e se non penalizzi quello prima, non dovresti nemmeno penalizzare quello dopo. Onestamente, io queste manovre le ho guardate e riguardate e non mi sembrano da penalità. Poi, se non avete dato la penalità a Perez
al primo giro che tra un po' ammazzava a 3-4 macchine, non mi sembra il caso di darlo. La differenza tra Piastri attaccato e Piastri attaccabile, la differenza è che mentre quando l'ha subito Carlos si è allargato molto e prima di ripartire ha aspettato per evitare i contatti, quando invece è capitato a Piastri, nel tentativo di fare un incrocio di traiettoria, ha colpito con l'ala anteriore della gomma posteriore della Ferrari, però da qui a dare una penalità mi sembra una cosa un po' eccessiva. Parere personale, poi mi posso benissimo sbagliare. In casa Ferrari però avevano subodorato un qualcosa che poteva succedere su questa penalità e negli ultimi 4 giri hanno chiesto a Sainz di fare un full attack, dicendogli che Hamilton era dietro a 4,3 secondi e che gli servivano 5 secondi. La risposta di Sainz è stata: ma perché? O penalità o per qualche altra cosa. Adami gli ha detto: no dai, solo in caso ci diano una penalità, tu incrementala. Arrivato a fine traguardo gli hanno detto: guarda che Hamilton è a 5 secondi e 2. Lì per lì onestamente mi sembrava una cosa eccessiva, ma con la penalità che gli hanno dato ha perso solo la posizione su Perez e per meno di 2 decimi è rimasto avanti a Hamilton. Non ci paiono, ma ogni tanto i ragazzi ragionano pure. Ma per finire questa lunga analisi, ovviamente non ci si può che non complimentare con Hamilton, che a mio avviso ha fatto una gran bella gara su una pista davvero ostica alla sua Mercedes. Lewis, al contrario di tutti gli altri, ha differenziato la strategia. No, per fortuna non l'hanno fatto partire con le soft. Finalmente hanno capito che non era cosa, ma hanno fatto una strategia opposta a tutti gli altri, che è una cosa che io farei spesso, cioè in partenza una hard e poi hanno messo una media, così hanno potuto recuperare la parte finale quando tutti erano un po' più lenti. La strategia è stata perfetta, ha sfruttato il casino a via per non perdere troppe posizioni. Anche lui però non ha sfruttato la safety car per soli 2 giri, ma nello sprint finale è andato ad eguagliare la prestazione di Perez e di Sainz, andando con un passo nettamente superiore a Russell. Cioè ha fatto davvero una bella gara e per 2 centesimi quasi che non si prendeva anche la posizione su Carlos. In verità gliel'hanno detto via radio che doveva mantenersi entro i 5 secondi, ma lui a un certo punto ha risposto: no, non posso fare più di così, ma ci provo. Ci ha provato, ma non ci è riuscito. Ora però io vorrei sapere la vostra. Che ne pensate della gara, di Norris, se vi è piaciuta, della safety car e soprattutto se avesse vinto anche senza questa benedetta safety car? Questo è un dubbio che mi rimane. Scrivetemi nei commenti e al prossimo video, ragazzi.